Il destro che regala il viaggio al Bentegodi, il terzo turno di Team Cup. La decisione di D'Angelo su Stendardo e Golubovic per la sfida con l'Hellas Verona. Domenica alle 20:30 la seconda gara ufficiale dei Lupi, con una tabella pre-match che scatterà nel pomeriggio. Ore 18 la ripresa al Partenio con il carico di soddisfazione per l'esordio vincente e la voglia di non fermarsi con un formato camaleontico che ha dato i suoi frutti contro il Matera e da valutare nel confronto con gli scaligeri. Verona che domenica scorsa ha fatto visita al Newcastle di Benitez a St. James Park. Sconfitta per 2-0 nel test per gli uomini dell'ex biancoverde Fabio Picchia, che in Inghilterra ha puntato sul tridente composto da Cerci Pazzini e da un altro ex Avellino, Daniele Verde, decisivo nell'ultimo confronto diretto tra Avellino e Verona. Al Partenio fu 2-0 con le firme di Paghera e del Folletto Romano, ma la sfida è segnata con matita blu dall'Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive. Gli attimi di forte tensione registrati nel pregara dell'11 febbraio scorso, con il vetro rotto all'auto, con all'interno il presidente del Verona Maurizio Setti e Luca Toni, porterà l'organismo ad un controllo capillare. Per la giornata di domani sono attese le disposizioni eventuali, ma al momento sembrano scongiurate restrizioni per la tifoseria ospite. Fronte mercato lo scenario non cambia. L'Avellino attende il prestito di Riccardo Marchizza e segue con grande attenzione Leonardo Morosini, ma sull'attaccante del Genoa è forte il pressing del Carpi nelle ultime ore. In uscita dal centrocampo c'è Paghera, con Ome Onga pronto al rientro dal Genoa nei prossimi giorni.